Ciao a tutti, siamo a giugno e dobbiamo cominciare a pensare alla semina autunnale. Ho comprato dei semi, finocchi, cavolfiore di Jesi, altri li avevo già seminati, poi ve li faccio vedere. Ho acquistato del substrato di coltivazione di buona qualità, non comprate quelli da pochi soldi perché non sono ancora giunti a maturazione, dentro trovate di tutto. Questo sacco da 70 kg costa circa 7 euro, lo trovate anche qualcosa in meno da altre parti ed è di ottima qualità. Conviene acquistarlo buono una volta e così da avere un buon panetto di coltivazione. Il vantaggio di acquistare i semi in termini economici è innegabile. Con una bustina del genere fate centinaia e centinaia di piante, neanche tutte riuscite a seminarle, quindi con un euro riuscite a fare tutta la coltivazione autunnale. Una volta aperto il terriccio si sgretola, poi cominciamo a riempire i vasetti. Questi sono quelli della scorsa primavera, dentro c'erano pomodori e altre coltivazioni, non le buttate perché vi vengono utili. Lasciate tutto molto soffice. Io uso le mani, se voi volete usare i guanti va bene lo stesso. Questo, nonostante sia di qualità, i grumi più grossi li dovete togliere. Se usate il terriccio scadente, li trovate dentro anche larve di animali che poi cresceranno insieme alle piante, mi è successo. Larve grosse quanto il panetto. Di fatto buttate via la piantina. Il costo iniziale qui si traduce soltanto nell'acquisto del terriccio di qualità e dei semi. In questo caso 7 euro per il terriccio e 1 euro per i semi. Potete sbizzarrire, trovate semi di tutte le qualità. Controllate la data di scadenza sulle bustine dei semi. A me è successo adesso che alcuni semi non hanno attecchito, poi guardate, erano scaduti da qualche mese. Si vede che anche non erano stati conservati in modo ottimale. La scadenza è generalmente di qualche anno. Queste vaschette le potete riutilizzare più e più volte. Quindi me le terrò per l'anno prossimo. Sperando di avere una serra calda il prossimo inverno, così da potermi fare le piantine per l'orto estivo. Se voi pensate al risparmio, una vaschetta del genere con le piantine comprate, Orto Mio, che è un'ottima marca, 2,50 euro, 2,80 euro, 3 euro, sono 6 piantine. Stiamo lavorando in compagnia, questa è mamma gatta, dove vado io viene lei. Ci siamo spostati perché il sole ci dava fastidio. Allora adesso con un punteruolo, un cacciavite, un qualcosa, fate un foro per ogni panetto. I semi vanno coperti con pochi millimetri. Le buste sono tutte sigillate. Se tagliate sotto la scritta, questa poi ve la conservate e ve la mettete dentro la vaschetta, così sapete di cosa parliamo. E se ne fate tante poi non capite più. Voilà. Profumo di finocchi. Io metto un paio di semi per ogni foro. Dopo li inserirò bene. Perché se ce ne vanno tre non succede nulla. Uno no, perché se non attecchisce avete buttato via tempo. Thank you.
raccomando, mani sempre ben pulite. Se avete toccato altre colture magari vi date una lavata prima. Vedete bene la bustina, cioè guardate, una bustina ci sono centinaia di semi. Qua potreste fare finocchi o altre colture. E con le dita coprite dove sono i semi fuori, li inserite, li infilate dentro senza premere, deve essere soffice lo strato sopra. Bastano pochi millimetri di terra, l'importante è che il seme non si veda più. C'è chi preferisce seminare direttamente a terra, a me non piace perché poi con la crescita delle infestanti è un problema tener pulito la zona di semina. Invece così trapianto semplicemente i panetti e faccio una pacciamatura o di paglia o col telo. La prima innaffiatura la faccio con l'innaffiatoio, facendo attenzione a non spostare la terra con la forza dell'acqua. Quelle successive invece la farò con lo spruzzino, con l'acqua vaporizzata. Io poi le metto in un posto dove ricevano sole solo per poche ore al giorno, non le metto al sole diretto. Accorgete che c'è qualche seme fuori, basta coprirlo. Quindi la prima la faccio così, le altre invece uso semplicemente uno spruzzino. La terra la tengo sempre umida, quindi ogni due giorni do un po' d'acqua. Vi faccio vedere adesso quelle che ho messo a dimora una decina di giorni fa. Questo è il cavolo cappuccio bianco che ho seminato una decina di giorni fa. Complici anche le piogge, ho dovuto innaffiare molto poco. Le piante hanno attecchito tutte. Adesso aspetto ancora un po' e poi toglierò quelle più deboli. Lascerò soltanto una piantina, uno stelo per panetto. Le altre le buttiamo. Vi ringrazio per aver visto questo video, se avete consigli o volete dirmi come fate voi, sono ben accetti. Buona giornata a tutti!